punto di riferimento, abbiamo un problema di caduta che del PIL che potrebbe aggravare, non potrebbe essere caduta e come la descrivono aggraverà la disoccupazione e povertà, e quindi che cosa facciamo? E questo è un aspetto importante. Mi sono voluto riguardare il libro di Sonnella e ho capito che a un certo punto invece avremmo guardato al di là del contingente, vorrei dire tutto. Allora, sento la necessità di precisare, proprio per il fatto che ho usato soprattutto nella parte iniziale il rasoio di Occam, che la frase già che Alessio Falconio mi ha dimezzato, il bla 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 di questi mesi del mondo produttivo è sulle sorti tragiche dell'Italia e dell'Unione. I due punti, ed ecco qua il rasoio di Occam, io ho detto, attenzione, abbiamo un assetto tale, anche se in certi momenti non ci crediamo, io stesso per certi momenti faccio delle polemiche, per cui il tipo di assetto che abbiamo dato all'Europa, finanziario e monetario, alla fine funziona. Sarà la bravura come quella dimostrata da Mario Draghi o altro, ma funziona. E quindi questo è un punto che giustifica il fatto che io considero bla bla bla, continuo a dire siamo sul tragico della finanza, siamo sempre là sul baratro, cioè, questo baratro che non è arrivato mai, e quindi iniziamo ad avere gli orfani del baratro. Quello che invece manca, e abbiamo parlato, e quindi dobbiamo operare il rasoio di Occam, è il fatto che non è in grado l'Europa a garantire invece il sostegno allo sviluppo, nonostante all'articolo 3 del trattato oggi vigente, io lo ripeto anche nel documento, cioè che gli obiettivi sono la piena occupazione e la tutela dello stato del benessere, poi introduce all'articolo 5 il principio della sussidiarietà. Allora, questo problema che sta affrontando l'Italia, lo può affrontare l'Italia da sola? Siri ha fatto un'esposizione che a un certo punto dice ci stiamo provando ma un'opera tremenda, e ha ragione. Ecco che deve scattare il principio di sussidiarietà, che tu non mi devi creare altre difficoltà, ma devi consentire che io possa affrontarlo anche sotto il tuo controllo, anche sotto il controllo politico ovviamente del Parlamento italiano, che io considero il primo controllo possibile. Allora, insisto sul fatto che se noi non riusciamo a ricondurre i problemi, l'amplissima problematica che anche Coccia ha sollevato, cioè delle cose che ho sentito, ci possono essere delle sfumature che ci dividono, le cose che abbiamo sentito sono tutte cose che noi in qualche modo dobbiamo affrontare, però se tentiamo di affrontarle tutte insieme non riusciamo fuori.